Ciao Ronny, siamo qua con il figlio del nobile Formula One, Lori Kessler. Come va Ronny? Bene, direi che... Campionato? Il campionato sta andando bene, siamo in questo momento primi nel campionato GT3, adesso chiaramente parliamo di GT Open, quindi esatto. Il motivo per cui ci troviamo qua a Monza. E nella fattispecie oggi è andata molto bene gara 1, siamo arrivati primi in categoria GT2 con Filip Peter e Michael Brunigeschi. Questo è qualcosa di straordinario considerando che la macchina è una macchina appena arrivata nel team, è una macchina che conosciamo da un anno e siamo riusciti a 4-5-8. Assolutamente ovviamente. Sì, Monza è un circuito molto tecnico, molto impegnativo dal punto di vista di frenata, di aerodinamica della vettura, e vincere qua vuol dire essere riusciti a trovare il giusto setup. Quindi complimenti, perché diciamo che è stata una macchina molto difficile, anche se molto competitiva. Quanti cavalli abbiamo in più? Sì, no, si parla di 85, però nel GT2. La macchina ha tanti cavalli, quasi 600. È una macchina completamente innovativa, una macchina che monta una pedaliera formula e quindi ha veramente un bilanciamento molto sensibile tra il davanti e il dietro. Per cui chapeau ai nostri ingegneri che sono riusciti a trovare il giusto compromesso, esatto. E non da ultimo ai nostri piloti che sono riusciti a vincere oggi. Beh, chiaro. E quindi da pilota... a team manager? Beh, è una grande rivoluzione, bisogna riuscire a trovare soddisfazioni da altro, quindi dal vedere la bandiera a scacchi, dal paddock o dal muretto dei box e non dalla macchina. Però ecco, l'importante è essere sul podio, sia che siamo vestiti in tuta oppure in divisa, questo è la cosa più importante. Quindi come nel cinema, da attori ad autori, una cosa importantissima. Certo, penso che comunque ecco, sia qualcosa di straordinario, per cui ancora una volta grazie a tutti i miei collaboratori, i piloti, i sostenitori, i fan. Oggi siamo veramente in tanti e abbiamo incoronato un sogno, quello di vincere a Monza, quindi nel circuito di casa, vicinissimo a Lugano, ed è per questo che abbiamo qua tanti parenti, sostenitori e trovo che tutto questo sia fantastico. Quindi siamo fieri che da un grande campione come era la Formula 1, tuo babbo, lo ricordiamo con grande entusiasmo, io ero un grande amico, tu lo sai, ti ho visto nascere e quindi oggi sono contento che un figlio è un figlio nobile come suo padre. Grazie Ronny. Grazie, grazie infinito. Grazie. Un abbraccio. Very good. Very good. Oh. Quasi, ciao, ora.